all'angolo blu per la Tribe di Roma, Luca Caracciolo! All'angolo rosso per l'Umbun Studio di Roma entra Fabio Ciolli! Anche per questo match sono previsti 3 round a 5 minuti, arbitra Andrea Bruni. Ed eccoci pronti per il main event del Running Fighting Championship 3, che vede fronteggiarsi Luca Caracciolo a Fabio Ciolli. Vediamo subito una fase di stand up, ottimo destro portato subito da Fabio Ciolli nei confronti di Caracciolo. Ricordiamo che il vincitore di questo match sarà il primo finalista del Lightweight GP, ovvero il Grand Prix, il torneo dei 70 kg del Ronin. Vediamo una fase di studio in piedi. Sempre studio della distanza, front kick portato da Fabio al volto di Luca Caracciolo, entrato e low kick che sicuramente si sarà sentito. Fase di stand up, tentativo di high kick da parte di Fabio, che sicuramente sfrutterà un po' la sua maggiore altezza e la lunghezza delle leve rispetto a Luca Caracciolo. Ottimo low kick portato ancora da Ciolli nei confronti e destro. Vediamo ottimo controllo da parte di Ciolli della gabbia, che costringe il suo avversario a stare spalle alla parete della gabbia. Tentativo di uppercut andato a vuoto di Caracciolo e Fabio subito. 1-2, high kick. Non è entrato a pieno, ma comunque con un low kick che si fa sicuramente sentire. Questi low kick portati ripetutamente sulla stessa gamba, nello stesso punto, comunque addormentano il quadricipite e sicuramente destabilizzano l'avversario, almeno per quanto riguarda il footwork. Addormentano sicuramente la vivacità di Caracciolo. Match appunto portato avanti nella fase di stand up, mentre ricordiamo che negli eventi passati del Ronin entrambi gli atleti comunque erano andati nella fase al suolo. Entrambi l'ultimo match per KO tecnico, per stop arbitrale. Fabio Ciolli che controlla bene e mette delle ginocchia al volto di Luca Caracciolo, che sicuramente si fanno sentire. Finta di proiezione e con questo mezzo gancio di Fabio, che controlla comunque. Tentativo di double leg di Caracciolo, ma ottimo. L'arbitro ricorda Luca Caracciolo che non è permesso aggrapparsi alla gabbia, la rete non si può toccare, sia perché non fa proiettare, ma anche per incolumità fisica, perché comunque se un dito rimanesse impigliato nella rete non sarebbe sicuramente piacevole. Ottimo pugno girato di Fabio Ciolli e subito ginocchio destro portato al volto. Veramente strepitosa combinazione. Ed ora ancora Fabio Ciolli entra con un destro e poi con un low kick nei confronti di Luca Caracciolo, che sicuramente avrà accusato questi colpi. Questo backfist è stato veramente, veramente ottimo da parte di Fabio Ciolli. Gli atleti li vediamo ancora una volta che scambiano la fase di stand up. Vediamo Fabio con qualche finta e un ottimo footwork che mette prima combinazione di braccia e poi seguito da un low kick che continua a martellare la gamba sinistra di Caracciolo, che sicuramente a lungo andare
non sarà più fresca come l'inizio. Vediamo come Fabio comunque sta sfruttando anche le leve. Ancora tentativo di front kick al volto da parte di Fabio, che ricordiamo che all'ultimo match del Ronin, nonostante avesse contro di sé non solo il suo avversario Balaban ma anche la febbre, è riuscito a portare a casa un'ottima vittoria. E sentiamo il suono che ci fa capire che la prima ripresa sta per finire. 10 secondi mancavano. Ora vediamo ultimo scambio, tentativo. Ecco qui, fine della prima ripresa. Ottima prestazione di entrambi gli atleti, ottimo Fabio Ciolli. E inizia così il secondo round della semifinale del GP del Ronin Fighting Championship. Vediamo come Caraccio tenta di portare il combattente al suolo. Fabio Ciolli comunque sprolla benissimo e mette una combinazione di ginocchia, un paio di ginocchia che comunque le ha accusate Luca Caracciolo. Della serie non sono molto facili da portare a terra. Scambio entrambi di combinazioni di braccia. Ancora low kick portati da Fabio sulla gamba, sempre la stessa, sulla gamba sinistra di Caracciolo, per cercare di affaticarli, addormentare il quadricipite a furia di colpi. E ancora una volta, appunto, seguendo sempre questa strategia per limitare anche lo shoot, evidentemente l'esplosività dello shoot del suo avversario, che abbiamo visto, eccolo qui appunto, come dicevamo, per cercare di limitare le entrate delle gambe, soprattutto per cercare di destabilizzare Luca Caracciolo, avvezzo comunque alla lotta a terra, allenandosi alla Tribe Jiu Jitsu di Roma. Ottima performance di Fabio Ciolli, ottimo comunque anche Luca Caracciolo, che nonostante abbia preso qualche colpo veramente incisivo, mi sembra lucidissimo e sta facendo un ottimo match. Sicuramente ancora una volta vediamo che Fabio sfrutta benissimo le sue leve più lunghe, schivare colpi per reinserirsi subito con qualche combinazione. Ancora una volta tentativo di low kick di Fabio che va a segno, tentativo di shoot di Caracciolo che viene stoppato da Fabio. No, non vado a terra, sta dicendo Fabio. Ottimo lo KO devastante di Fabio, che incrocia Caracciolo con un ottimo overhand, poi in grand pound mette ancora un altro destro. Ottima veramente la performance di Fabio, che va così in finale del torneo dei 70 kg del Ronin. Veramente ottimo KO. Fabio Ciolli ed approda così alla finale del Lightweight GP del Ronin Fighting Championship. Complimenti. Siamo qui con il vincitore Fabio Ciolli, nonché primo finalista del Lightweight GP del Ronin. Dici Fabio, sicuramente sarai soddisfatto della tua ottima performance, e chi ringrazi? Chi cosa vuoi dire? Allora, innanzitutto ringrazio mio padre, che si è operato al cuore una settimana fa e non voleva dirmi che si operava perché aveva paura che mi distraessi. Lo sono venuto a sapere e questa vittoria la dedico sicuramente a lui. E poi, vabbè, Warrior Fight Shop
e Nutristock, perché gli sponsor vanno sempre menzionati, e tutto il mio team che mi aiuta ogni volta, e i miei amici. Quando salgo là siamo in tanti. Quindi inutile dire che il prossimo appuntamento sarà la finale del torneo. Sì.